Allora, Vincenzo Tiani, sono io, ciao. E scrivo, sono a Bruxelles da 3 anni, mi occupo, nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni mi sono occupato un po' di scrivere per un po' di testate, di non solo copyright, privacy, tutto quello che sta succedendo in Europa a livello digitale, che ha anche un impatto poi sul, diciamo, sui cittadini e non solo. Oggi parliamo. No, vedo che prende un po'. Sto un po' seduto. Oggi parliamo dell'impatto che ha la riforma europea del copyright sull'innovazione. Domani sarà un po' più generico e diciamo più a largo spettro. Allora, ecco, partiamo da una domanda. Perché voi siete qui alle 10:30 di giovedì sera? Forza, una mano che si alza. Allora, facciamo così: io mi segno e più quelli che rispondono. E avranno prima le bottiglie, perché le bottiglie sono solo 70 fra oggi e domani. Quindi quelli che rispondono me li segno qua e dico ok, questo domani avrà la bottiglia. Dai, perché siete qua, ragazzi? Sono 10:30, voglio dire. Com'è? Per la bottiglia. Oh, com'è? No, ma il copyright è una cosa giusta. Non deve essere abusato, semplicemente. Ho il copyright perché non sei un musicista famoso, se no mi resti il copyright. Dai, qualcuno, forza, su, che non possiamo andare avanti tutta la sera così. Andiamo avanti. Facciamo così. Chi siete? Cosa sapete? Quanti sanno di cosa stiamo parlando? Ne hanno letto qualcosa? Tipo 10. Quanti hanno letto qualcosa prima che Wikipedia andasse in shutdown, diciamo? Beh, comunque un numero piuttosto ragionevole, non me l'aspettavo. E quindi gli altri non ne avevano mai sentito parlare. E benissimo, devo dire. Bravi. Allora, Wikipedia serve sempre, quando sei in panne è fondamentale. Allora, facciamo un attimo riepilogo di quello che è successo negli ultimi 2 anni. Il 14 settembre la Commissione europea dice, raga, forse è il caso che con internet e tutta questa bella tecnologia, i tempi sono un po' cambiati, aggiorniamo un attimo il copyright. Apparentemente l'idea ci sta, voglio dire, l'ultima era da un po' che non si aggiornava la riforma, diciamo, la direttiva sul copyright. Il file viene dato alla Comodini Caccia. Allora, quanti hanno idea di come funziona il Parlamento europeo e le istituzioni europee a livello decisionale? Ok, breve recap. Brevissimo, e allora c'è il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo lo eleggiamo noi, l'anno prossimo c'è il nuove elezioni, quindi direttamente i singoli stati eleggono i loro parlamentari. C'è la Commissione europea, che invece è il braccio esecutivo, che è tipo diciamo il governo. Ecco, il governo, la Commissione propone le leggi. Propone leggi, vanno al Parlamento, quindi fanno il loro testo. Poi, una volta che il testo è pronto, va al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo si divide in varie, diciamo, sottocommissioni, quella che guarda più i consumatori, quella che guarda più le imprese, quella che guarda più la cultura, eccetera, eccetera. A seconda del tipo di file, qui c'erano tipo 5 commissioni impegnate, e ognuna dà il suo parere, dice no, questo lo dobbiamo aggiustare, no, questo lo mettiamo così, questo lo mettiamo così. E dopodiché, quando il Parlamento vota il report finale, il Parlamento ha un suo, diciamo, rappresentante, che in questo caso era la Caccia. Quando il Parlamento ha il suo report finale, allora va dalla Commissione, comincia il trilogo, è una parola che non so neanche se esiste, però cioè, in italiano so se esiste, ma in inglese la usano, per le istituzioni europee. Allora parlano quindi la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, che è fatto dai capi di Stato e di Governo dei 28, fra pochissimo 27 Paesi membri, e alla fine arrivano a un testo finale. Quindi, come capite, è un po' lunga la storia, mettere d'accordo tutti quanti. Comunque, che succede? L'anno scorso la Caccia viene eletta al suo Parlamento nazionale e lei era abbastanza una che, lei è Partito Popolare Europeo, abbastanza, diciamo, brava a mediare. Il file passa ad Alex Voss, sempre Partito Popolare Europeo, che ha una visione totalmente diversa. Quindi praticamente quasi si ricomincia da capo. Quindi abbiamo 2 commissioni che votano. L'articolo 13, lo dirò fra poco, è quello che riguarda, un articolo che riguarda l'introduzione di un filtro nelle piattaforme, so, YouTube, Facebook, eccetera, che ti dice quando io voglio caricare un video, no, c'è prima il filtro e ti dice ma questa cosa viola il copyright oppure no? E con le possibili conseguenze che vedremo fra poco. Quindi 2 commissioni votano contro, positivo,
E le altre tre, fra cui Yuri, che è quella più importante, perché è quella che guarda un po' la questione, diciamo, giuridica, del testo, invece votano a favore. Questo non va bene. Cosa succede il 5 luglio? Allora, Wikipedia intorno ai primi di luglio fa questo casino. Oddio, che è successo? Prima, una settimana prima, Di Maio dice dal nulla: no, noi siamo contro la riforma del copyright. E tu ti dici: di cosa cazzo stiamo parlando? Cos'è la riforma del copyright? Perché tutto questo i media hanno coperto la cosa massicciamente più o meno dal 3 luglio. Perché? Perché è una riforma che riguarda anche i media stessi. Quindi, cosa succede? Wikipedia fa questa grande cosa, grazie a questo in Italia se ne parla. C'è un grande movimento nel Parlamento europeo, diciamo, la principale sponsor, diciamo, che si interessa della riforma è Giulia Reda, il partito pirata, nel gruppo dei Verdi. E quindi c'è una grande mobilitazione, per cui alla fine salta fuori che si convincono i parlamentari, diciamo, che erano stati esterni a queste commissioni, perché magari c'è quello che so, quello di agricoltura, che è fuori dalle commissioni, per cui lui non sapeva niente, ma alla fine c'è la plenaria con tutti quanti e si deve votare. E alla fine si convincono questi altri parlamentari a dire: no, raga, aspettiamo settembre, rimandiamo a settembre, come si fa con i peggiori, diciamo, studenti. Questo che vuol dire? Che qualcuno, qualche parlamentare che non era magari in quelle cinque commissioni, ha detto: aspetta, che forse un attimo sta roba me la devo leggere un po' bene, perché diciamo, l'impatto che può avere può essere importante. E quindi tutto è rimandato al settembre. Il 12 settembre ci sarà il voto finale. Il voto finale è tipo l'Armageddon, per cui sto testo passa o non passa. Quindi diciamo che da qui al 12 settembre qualcosina si può fare. Domani Brando, che ha votato, era fra quelli del PD che ha votato contro la riforma, quando in realtà il PD bene o male ha votato 80-90% a favore della riforma, ci spiegherà un po' dal lato parlamentare cosa è successo, perché ci sono degli spaccamenti così grossi. Allora, partiamo dall'articolo 13, filtraggio dei contenuti. Filtraggio dei contenuti, come dicevo prima, appunto, è si mette un filtro nella piattaforma. Allora, YouTube lo fa già da qualche anno, si chiama Content ID la loro tecnologia, però diciamo è una cosa che fanno su base volontaria. Ok? Non è obbligatorio, non è previsto dalla legge. Qual è il problema, diciamo, voi che facciamo così, faccio un po' di botta e risposta, segno i nomi per le bottiglie dopo, che 70 sono tante da dare. Che problema vedete voi nell'articolo 13? Perché io musicista, io produttore televisivo posso dire: ragazzi, perché vi dico, sull'articolo 13 un dibattito reale c'è, cioè c'è motivo di discuterne, perché se io sono produttore, e voglia io a mettermi a scandagliare YouTube, Vimeo e tutti Facebook, video, eccetera, eccetera, a controllare, a segnalare: ehi no, questa è la mia canzone, ehi no, questo è il mio programma, eccetera, eccetera. Perché adesso la legge dice questo, cioè se ci sono le segnalazioni, allora la piattaforma verifica e poi decide se rimuovere o no. Voi che problema vedete con questo articolo 13? Allora, uno che alziamo, vai. Ok, però. Ok, magari un altro motivo. Laggiù il più giovane, ragazzi, io ho conosciuto Pietro a cena, giusto? E allora, giusto per la camera, il problema dice: come ti chiami, scusa? Che dice Gianluca è: magari il motivo non è ne potrebbe, diciamo, dare, potrebbe facilitare la censura, magari il motivo non è neanche strettamente di copyright, ma potrebbe essere terzo, no? Ok. Pietro, che è il più giovane, cioè ragazzi, non bambino, un uomo di 13 anni che mi ha detto: ah, io stasera vengo alla cosa del copyright. Ho detto: perché? Vai Pietro, dimmi tutto. Questo è il problema. Cioè, e quindi tu dici: ti piace questa cosa o no? Dici: può risolvere?
Ma in realtà non è neanche così difficile. Il problema è quello, che non è difficile. Il problema è metterlo obbligatorio. No, il problema è che non è... Allora, sì, ecco, no, non è vero, in parte è vero. Qual è il problema? Infatti, allora, stasera parliamo un po' dei risvolti sull'innovazione. Qual è un risvolto sull'innovazione? Perché tu dici, vabbè, YouTube l'ha fatto, no? Si può fare. Avete idea di quanto ha speso per farlo? Perché non è che tutto abbiamo fatto. Ti offre 10 milioni. Più 10. Più di 20. Alzate le mani però, fate qualcosa. No, più di tutto no. Più di 30? Più di 40? 60. Ok. Allora, immaginate che voi siete la nuova startup dei video, e dicevo io sarò la nuova piattaforma dei video. Andate da Venture Capital e dite: allora voglio fare la nuova piattaforma dei video in Italia. Vai, grande, figo, non c'è, facciamolo. Pazzia, farlo solo una cosa solo per l'Italia, ipotizziamo. Vabbè, anche per il mondo, voglio fare la nuova. Ok, grande. Quanto ti serve? Partiamo con 100.000? No. Quanto sei? 300.000, 500.000, mettiamo su un team, cominciamo a lavorarci. Però c'è un problema, che dobbiamo mettere il filtro. Quanto costa sto filtro? Non lo so, YouTube ha speso 60 milioni. Cioè, no? Il problema è che vai dal vendor e dici: aspetta, fammi capire un attimo. Tu vuoi fare una roba e manco, cioè, manco mettere a posto il team, un ufficio, un computer così, già dobbiamo tirare fuori dei soldi per ricerca e sviluppo o per licenze che ci darà un terzo da pagare, ma non sappiamo quant'è, per fare sta roba qua? Guarda, facciamo qualcosa di cucina, che la cucina tira sempre, l'Italia si mangia bene, eccetera, eccetera. Quindi, questo è interessante, perché da un lato abbiamo la Commissione Europea che, come sapete, su altri fronti, tartassa i giganti del web, perché no, l'ultima multa per Android, eccetera, eccetera. Quindi li tartassa, dice no, la competizione, la competizione, la competizione. Sa, dobbiamo facilitare la competizione nel mercato europeo. Ok, bello, diciamo, bene. Poi però facciamo, diciamo, obblighiamo una startup innovativa, che può essere il potenziale competitor di una grande big tech, a spendere molto, una quantità indefinita di denaro per avere un filtro. Quindi già li blocca in partenza. Quindi barriere all'ingresso molto alte. Secondo voi come va a finire? Appunto, va a finire che uno dice: vabbè, faccio cucina. E quindi abbiamo licenze, abbiamo un problema di... Questo è un grossissimo problema. Allora, l'algoritmo, queste cose ovviamente funzionano con degli algoritmi. Gli algoritmi dicono: ok, c'è quella canzone, ha dei, diciamo... So che parlare a voi che siete super verticali, nel modo in cui sto parlando io forse mi tirerete qualcosa. Diciamo che è facile. Tecnicamente si può fare, ma qual è il problema? Che il copyright non è un diritto, non è il diritto di proprietà. Il diritto di proprietà, no, questo è mio, questo è tuo, abbiamo finito lì. Il copyright è un fascio di diritti. Fascio vuol dire che tu dici: ah, io vi faccio un esempio. Io ho fatto anche il DJ negli anni così, in gioventù. E che succede? Tu prendo un, comp compro un CD, dici: vado in discoteca, metto il CD, a posto. No. Ma non è neanche, cioè non è solo il problema SIAE, perché SIAE dice: vabbè, il locale paga la SIAE, è giusto, no? Perché tu fai soldi sulla musica, devo retribuire gli autori, benissimo. Per farvi capire, io non posso comprare un CD originale, cioè pagato originale, col bollino SIAE, e dire: guarda, Maddy, è inutile che mi porto 50 CD. Alla fine, da questi, metto sul computer, creo la mia playlist, tutti i 50 originali, vado sul computer, mi creo la playlist, e mi creo una playlist con due CD, ok? Tutte canzoni originali pagate, il locale paga la SIAE, bla bla bla. No, perché c'è anche il diritto di fissazione. Cioè tu hai la licenza per ascoltare quel disco e suonare quel disco in pubblico perché il locale paga, ma non hai la licenza di prendere una canzone e fissarla su un altro CD. Ti pensano sia una cosa assurda questa? Si mette agli atti che il 100% dell'aula ha votato sì, è assurdo. Per farvi capire, questo è un esempio. Quindi sono tanti fasci di diritti, tanti piccoli diritti. Fischia. Ah, il condensatore che fischia, va bene.
Quindi tanti diritti, tante eccezioni. Eccezioni, esempio, quali possono essere le eccezioni al copyright? Forza, veloce ragazzi. Cronaca, chi l'ha detto cronaca? Vai. Cronaca, giusto. Satira, giusto. Beh, ragazzi, vi vedo svegli. Educazione, brevissimi. Ora, qual è il punto? Se c'è un algoritmo, l'algoritmo, queste cose, l'algoritmo non ha un master, ok? Non ha studiato legge, ok? E qual è la... Lui dice, vabbè, ma ci mettiamo delle persone. Ma anche, anche Facebook e Google non hanno al momento, diciamo, non hanno abbastanza persone per risponderti dopo un'ora e dirsi no, hai ragione tu, non te lo dovevamo rimuovere. E soprattutto, ma se uno ha una laurea in legge, un master si occupa di proprietà intellettuale, secondo voi va a fare il revisore di contenuti? No, diciamocelo, va a fare il manovale? No, cioè va a fare l'avvocato, va a fare il consulente, eccetera, eccetera, o no? Quindi, altro problema. C'è un incentivo a cancellare, c'è un incentivo, c'è la privatizzazione dei diritti, perché io di fatto non passo più dal giudice. Okay? Io dico ciao super multinazionale che non ha neanche la sede in Europa. Queste sono le chiavi di tutta la baracca. Fai tu. Barriera all'ingresso del mercato, abbiamo detto, monitoraggio generale, lo vedremo meglio domani, ci vuole dare Eleonora. Cioè, la Corte di Giustizia Europea brevemente ha detto che non si può monitorare tutto internet di continuo perché c'è probabilità che qualcuno potrebbe mettere diciamo, dei contenuti coperti da copyright. Okay? Però si vede che con la commissione sta roba non l'ha letta o vogliono essere... Domanda, attenzione. Se è caricata... Normalmente l'algoritmo cosa fa? Vada, ciao signor Warner, ciao signor Universal, ciao signor Sony, mi date tutto il vostro catalogo, parlo per la musica, io lo carico e poi faccio match. Dove c'è match, dico, ehi, ce l'abbiamo il permesso per questa cosa qui? Certo. No, ma infatti, cioè, ci sono... No, no, ci sono tanti problemi. Ve ne spiego un altro. Allora, 1 o 2 anni fa c'è stato... Mary Sciacca, che è una europarlamentare del gruppo ALDE, dei liberali, praticamente carica sul suo canale YouTube un discorso che ha avuto con Cecilia Malmström, okay, commissaria della Commissione europea. Okay. Parlavano di terrorismo. Qui non c'entra il copyright, ma vi dà un esempio di cosa può succedere. Si parlava di terrorismo. L'algoritmo ha praticamente rilevato certe parole a rischio e gliel'ha buttato giù. Dici, parlamentare, Commissione europea che parlano e me lo butti giù. Ora, è ovvio che se sei europarlamentare fai presto a fare un tweet e subito boom boom. Arriva, no, no, aspetta, ci siamo sbagliati. Però se sei me, se siete voi, e voglia fa tweet, no? Quindi io quello che dico è, il problema c'è assolutamente, perché qui veramente c'è, però non c'è la soluzione ancora. Cioè, non ci sono le persone che ci stanno sopra, che controllano, che hanno anche, abbiamo visto, no, le linee guida di Facebook, leakate dal Guardian qualche anno fa. Cioè, se non posso mettere un'opera d'arte e me la bocciano perché è nudo, praticamente non posso mettere manco il Botticelli, non posso mettere niente. Chiudiamo gli Uffizi, chiudiamo tutto, no? Quindi, problemi ci sono. Lato innovazione ci sono, cioè, tu abbassi, scusate, ammazzi l'innovazione. Ah, qui ragazzi vi ho messo gli hashtag, questo è l'hashtag ufficiale HackerCamp, Save Your Internet è la campagna, e Fix Copyright, insomma è un altro hashtag che si usa per un po' indirizzare queste cose. Questa l'ho fatta 2 volte. Ok, altro problema, articolo 3, Text and Data Mining. Cos'è il Text and Data Mining? Vabbè, voi insomma ne sapete un po' più di me. Praticamente... Quando vai a fare la possibilità di andare quindi a analizzare un test, andare a prendere tutti i dati che ti servono, ok? Invece di leggerti, so, un libro in 6 ore, lo fai in 6 millisecondi e vai a prendere le informazioni che ti servono.
Non dirò chiudiamo le finestre perché sennò moriamo tutti. Allora, quindi il legislatore definisce, questo è l'articolo 3 della direttiva. Praticamente cosa vuol dire? Vuol dire che la parte di text and data mining, che sono i dati, cioè tu hai dei dati, fai conto che sei una libreria, una casa editrice, hai dei libri, ok? Cosa può succedere? In catalogo. Allora, è ovvio che il libro lo devi pagare, no? Beh, questo è. Però magari dici, ma magari questi libri servono ad alimentare un'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale, come sapete, ha bisogno di imparare, ci devi dare nomi, immagini, e quella dice, ah, ok, quindi questo è un gatto, che magari in inglese è cat, che ok. Quindi devi dare un sacco di dati. Cosa succede? È successo che, quindi è abbastanza importante per il futuro, per l'intelligenza artificiale, ma viene usata anche nei data analytics per fare digital marketing, analisi, eccetera, eccetera. Ora, è successo che la commissione, diciamo, ha detto, vabbè, facciamo un'eccezione, cioè copriamo questi dati col copyright. Però tu dici, cazzo, ma serve proprio? O è meglio se questi dati sono liberi, in modo che ognuno li può prendere e, cioè, e si possono creare nuovi modelli di business? Dice, facciamo, no, facciamo un'eccezione. Il copyright c'è su questi dati, cioè non puoi fare text and data mining libero. Però se riguarda, diciamo, centri di ricerca, se riguarda l'università, allora va bene. Cioè, se c'è un business con l'università, allora magari si può fare. Se è l'università che lo fa, lo può fare. Questo cosa vuol dire? Che perdiamo molta competitività. Lato innovazione. Cosa vuol dire? Allora, innanzitutto abbiamo un Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, che hanno regole molto più flessibili su queste cose qua. Cioè, puoi davvero. Non a caso il Giappone, la Cina, la Francia ci ha buttato parecchi miliardi sull'intelligenza artificiale, ma l'Est sta galoppando. Allora, il momento in cui noi cominciamo a mettere dei paletti, tornando alla startup di prima, ciao, sono una startup europea, caro finanziatore europeo, mi dai dei soldi per fare intelligenza artificiale? Sì, ma hai tutti i dati che ti servono? Dobbiamo prendere una licenza qua, una licenza là, non so quanto ci chiedono, eccetera, eccetera. E se ce ne andassimo a San Francisco, lì come siamo messi? No, no, lì tutto a posto, tutto libero. Vabbè, allora, ok, ti finanzio, però andiamo a San Francisco. Ottimo ritorno di investimento. Abbiamo quindi questi cervelli europei ottimi, freschi, che hanno un'ottima cultura, che poi vanno tutto a sviluppare negli Stati Uniti, in Cina e Giappone. Ti sembra una buona idea? Ora, la sto semplificando, però neanche troppo. Nel senso, bisogna pensarci. Oppure dici, aspetta un attimo, perché aspetta, com'è quell'isoletta che è nell'Unione Europea, però non c'è mai stata così tanto, che è una moneta diversa, che fra un po' non è più l'Unione Europea? Il Regno Unito! Va, andiamo nel Regno Unito. Spostiamo tutti nel Regno Unito, così resti in Europa, però sei nel Regno Unito. E quindi l'Europa, ancora una volta, ci perde. Ottimo affare. Quindi la riforma non solo nuoce alle start-up, ma all'intero ecosistema europeo dell'innovazione. Articolo 11. Nuovo diritto per gli editori. Comincio a vedere sbadigli, quindi stringiamo. Ci siamo comunque, ragazzi. Allora, come dicevo, l'articolo 11 è stato ribattezzato un po' Link Tax. Perché? Ora io vi dico cos'è, poi voi mi dite se vi sembra una buona idea oppure no. Allora, al momento, come sapete, voi potete linkare qualsiasi cosa vogliate. Però, diciamo, sulle piattaforme, diciamo, se andate su Facebook, su un social, su Twitter, voi mettete un link e quello automaticamente cosa fa? Vi genera, no, quello che si chiama snippet, un estratto, cioè un'immaginina, il titoletto, due righe, eccetera, eccetera. Che le fai apposta bene, perché? Perché vuoi che la gente ti venga a leggere, no? Circolano i contenuti, allora io, ah, che bello questo articolo, pubblico, guardate, ragazzi, leggete qua, spacca, bellissimo. Tu clicchi, vedi questa immagine, vedi là, ok, e ti rimanda al sito dell'editore. Allora, vi sembra una cosa positiva per così, per girare, per la circolazione dell'informazione? A me sì. Ora è successo che gli editori hanno detto: no, aspetta, ma tu, piattaforma, fai soldi, attiri gente, ottieni dati, grazie anche al fatto che circolano le mie notizie. Io voglio dei soldi, dalla tua torta voglio una fetta. Perché se la tua piattaforma è interessante, è perché ci girano anche le notizie che faccio io. Come la pensate?
Io l'ho sempre vista così, è come se vado a fare il lavoretto d'estate, vado a distribuire i volantini del centro commerciale. Il centro commerciale arriva, ehi, che fai? Distribuisci i miei volantini? No, facciamo che non ti pago io per distribuire i miei volantini, mi paghi tu per distribuire i miei volantini. Tutti guardici, cosa ci siamo fumati? Ne voglio anch'io qualcosa. Appunto, cioè esatto, vale. Dovrebbe essere quasi il contrario, cioè dire no, aspetta, io sono la piazza dove c'è la gente che legge, sei tu nel caso dovresti pagarmi per far girare i tuoi contenuti. Esatto. Tecnicamente, voglio dire, ma a sto punto anche perché stare su Google? Cioè perché impazzire per essere sulla SEO, per essere i primi, no? Cioè, gli editori, pare che stiano pensando così. Siamo nel 1900, c'è cioè un'edicola in tutta la città e tutti vengono lì. Cioè, tre giornali e tutti vengono lì. Cioè, secondo loro, praticamente, io devo andare sul singolo, non devo neanche passare al social, devo passare ad andare direttamente sul singolo, diciamo, sito. Ora, quindi vuole dare questo, l'articolo 11 dà questo nuovo diritto agli editori. Qual è il problema? Tra gli altri, a parte che non vedo una base giuridica per farlo. Il problema è questo. Allora, innanzitutto, cioè, loro dicono anche, ma sai qual è? Perché tu dici, ma io faccio girare i tuoi contenuti. E loro dicono, aspetta, perché la gente non legge più. Ah, ma dai, la gente non legge più i giornali. E perché non legge più i giornali? Cioè, forse ci sono altri motivi, no? Per lo snippet, capito? Non leggo più i giornali per lo snippet. Perché dice, ma quelli già leggono il titolo, vedono l'immagine e si accontentano. Sì, ma ok. Ma perché? Cioè, c'è un problema molto più ampio che è culturale, cioè, sono altri motivi molto più seri di queste cose qua. Infatti, gli utenti non leggerebbero gli articoli, perché qui non stiamo parlando, tipo, non so, ad esempio, gli aggregatori, quelli che però ti fanno leggere l'articolo dentro, sai, quelli che non esci. Ci sono, no? Ah, dici, cazzo, un aggregatore, tu, io faccio l'articolo e tu lo fai leggere senza che arrivi sul mio sito dove c'è il banner che mi paga tutto. Questo siamo d'accordo che non va bene. Ma sono dei link fatti bene, che se tu lo fai bene, la gente dice, cavolo, che articolo interessante, lo vengo subito a leggere e vengo sul tuo sito. Di cosa stiamo parlando? Quindi gli editori vogliono risolvere un problema di concorrenza cambiando le regole del copyright. Quindi stiamo parlando di niente. Perché esiste tra gli altri diritti, tra le altre eccezioni al copyright, c'è il diritto di citazione. Cioè se io voglio commentare un articolo che ho letto su Repubblica, ovviamente non vado a copia incollare tutto l'articolo e lo metto su web, però magari prendo un estratto e dico, allora qui l'autore dice questo, io non sono d'accordo, bla bla bla. Se non potessi fare questo, praticamente anche il giornalismo non esisterebbe. Perché se l'ANSA ha dato una notizia, no, la notizia l'ha data l'ANSA. Non puoi più parlarne, non puoi più citare l'ANSA, non puoi più fare questo, non ci sarebbe più circolazione di idee di informazione. E lo snippet alla fine è una maniera fichetta di far vedere un link. Diciamo le cose facili facili. Allora, l'altra cosa interessante qual è? È che sta roba dici, ma come andrà a finire? Ma cazzo, qualche anno fa in Germania e in Spagna l'abbiamo visto come è andata a finire. Cioè in Spagna Google News ha detto, sai che c'è? No, non pago. E Google News Spagna, Google News ES, chiuso, calo di traffico. No, ma dai. Stai dicendo che la gente... Quando non vede più, no, il suo feed, dice, ma vede le cose interessanti, non c'è più quella cosa lì, non viene più magari a leggere il tuo giornale. Ma dai! Chi l'avrebbe mai detto? Allora, la cosa interessante qual è? È che in Spagna e Germania la legge era un po' diversa. Cioè, in Spagna praticamente era prendi o lascia. Cioè, o paghi, o se no, andiamo a sbrigarci, questo è il segnale. E se non paghi, basta, si chiude tutto. In Germania ha detto, no, aspetta, facciamola un po' più morbida. Io ti dico che devi pagare, se tu decidi di non pagare, vabbè, va bene uguale, amici come prima. Quindi in Germania gli hanno detto uguale, ha risposto picche uguale, ha detto, vabbè dai Google, a te va bene lo stesso. Qual è il problema qui per l'innovazione? È che un conto se sei Google o Facebook, beh, spalle larghe, un conto se sei una startup innovativa. Ah, sei una startup innovativa, ah, voglio un euro a snippet. Vabbè, vado a chiudere la serranda del garage perché non riesco neanche a passare allo stadio successivo. Quindi, ancora una volta, contro innovazione. Non so, qualcuno di voi usa l'app di Quartz?
Ok, Quartz è un'applicazione fighissima. Il sito internet è qz.com ed è una chat, praticamente invece di avere la classica applicazione, diciamo, di classica di news, è una chatbot. Cioè dice, oh, è successa sta roba. E poi tu con una GIF rispondi se vuoi leggerla e approfondire oppure no. Sì, con una GIF. Ti dà tipo l'opzione ok oppure non so, cose così e tu rispondi. Ed è molto... Scarica Quartz. Poi mi dici cosa ne pensi. E praticamente cosa fa? Ti mette gli estratti, dice, spezzetta la notizia tipo in 3-4 blocchi e ogni blocco poi ti rimanda a New York Times, cioè anche non solo è un sito di news, quindi non solo a news interna a Quartz, ma anche a news esterne. Quartz in Europa con questa legge qui non potrebbe esistere, perché se citi col link praticamente non lo puoi più fare. Quindi ciao, una cosa innovativa, fighissima, non c'è. Ora, l'altro problema è che i media tradizionali continuerebbero a trovare altre scuse al fatto che, ragazzi, cioè, internet ha cambiato un po' di cose. Allora, invece di fare che, no, ma la gente verrà lo stesso, certo, se gli dai notizie gratis, sarà contentissimo di anche andare a comprare i giornali. Cioè, non ci hanno pensato 10-15 anni fa, adesso piano piano ci stanno arrivando. C'è da dire che ci sono giornali, come sapete, in perfetta salute, New York Times, Economist, Financial Times. Hanno dei modelli business particolari, sono in inglese per carità, però anche in realtà più piccole, The Correspondent, il post stesso è in attivo, solo online. C'è gente che sa fare il suo lavoro e che sa un attimo marciare col tempo, diciamo, seguendo il tempo e capendo verso dove stiamo andando. Spagna e Germania, l'abbiamo detto. Ecco, due grossi indizi fanno una prova. E ci siamo, ragazzi, abbiamo quasi finito. Allora, la Commissione Europea, è successa sta roba qua. Giulia Reda, per cui ho avuto l'onore di lavorare per 3 mesi, non mi ha licenziato, era un internship, quindi non vi preoccupate. Ha fatto una bella interrogazione, tipo il FOIA, no? Ha detto, ma senti un po', ma non è che abbiamo fatto, cara Commissione, non è che abbiamo fatto delle avete fatto commissione delle ricerche e magari queste ricerche non sono state più pubblicate? No, noi, ma, ragazzi, no, ma per chi ci prendete? È successo. Praticamente hanno fatto uno studio, volevano sapere, ma sti aggregatori di news, queste start-up che fanno questi no? Link, che magari a me mi interessa la storia e non voglio andarmi a leggere tutte le pagine di, non so, di Repubblica o del Giornale o di Libero, che ne so. Voglio solo l'inserzione, solo l'articolo che parla di storia. Allora non vado sul sito, mi creo il mio feed, storia, hashtag, e così vedo tutti i giornali, scandaglio il mondo del web in ricerca diciamo, dei miei interessi, cioè, che è quello che fanno tutti. Beh, praticamente, oh, ragazzi, voi non ci crederete, ma è saltato fuori che gli aggregatori di news aumentano il traffico verso i siti di news. Hanno pagato tipo, non so, 300.000 euro per fare questa ricerca. Si poteva fare a buon senso. E quando l'ho visto, caspita, il risultato non è proprio come l'avevamo pensata noi, cioè non combacia bene con l'idea che stiamo dando che gli aggregatori no, devono pagare perché ci rubano i soldi ai giornalisti, poi mettono in mezzo i giornalisti, che, cioè, cosa c'entra? Non c'entra niente. Benissimo, è stata fuori questa cosa, loro hanno nascosto il file. Qual è il punto? A parte il fatto che hai usato dei finanziamenti pubblici per fare una ricerca, che sarebbe bello sapere come è andata a finire, a parte questo, se io questa cosa non la do ai parlamentari anche, che devono poi decidere, come fanno a prendere decisioni basate su tutti, diciamo, su tutti gli elementi? Perché uno può anche decidere, no, al di là di questo, per me bisogna andare così. Ok, ma almeno lo sai, riesci a bilanciare. L'altra cosa, anche questa molto carina, praticamente il legale degli editori tedeschi, in audizione al Parlamento, ha detto, quindi c'è il video, ragazzi, ma noi alla fine di queste licenze, se ce le pagano o non ce le pagano, non ci interessa più di tanto. Cioè, noi non vogliamo proprio che nascano queste start-up innovative. No? Allora, capite? Piccolo, l'ha detto così, cioè non è che gli è scappato, l'ha detto proprio convinto. Cioè, noi vogliamo ammazzare l'innovazione. Non vogliamo il nuovo Google, il nuovo Facebook, il nuovo. Noi vogliamo praticamente l'edicolante. Cioè, tornate nelle edicole, basta. Capite che... Di cosa stiamo parlando? Boh, vabbè. Quindi, siamo alla conclusione. Cosa possiamo fare per farci sentire? Allora, c'è la campagna Save Your Internet. Questo è il sito.
sulla bottiglia che Fabio Naif non ha recapitato, ma quindi dovrete venire domani a prenderla alle 11 qua. E c'è nella bottiglia, c'è, che adesso vi farò vedere, così domani venite sicuramente. E c'è comunque l'hashtag e il sito. Poi c'è anche la campagna di Save the Link, savethelink.org, campagna di Mozilla.org/it. L'altra cosa importante, molto più importante di quelli di prima, che sono, dove lì comunque qui trovate comunque, soprattutto qua, un sacco di risorse. Cioè, se dite, ma non è che Vincenzo ci ha detto delle minchiate? Ci sono tipo miliardi di documenti. Hanno scritto accademici, hanno scritto le start-up, ha scritto chiunque. Domani avrete anche il punto di vista di Matteo, che è un editore di editori di giornali locali, che ti dice: no, 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 noi non la vogliamo sta roba, l'articolo 11, perché noi campiamo sui link che ci sono sui social. Quindi non la vogliamo. E allora, ci sono molti parlamentari. Vi ve li dico per praticamente vi faccio un riassunto. Lega e Movimento 5 Stelle hanno votato contro la riforma, quindi ok. Il PD comunque PD ex PD, diciamo che un 70-80% ha votato pro riforma, quindi male, e sono questi qua. E qualcuno invece, almeno si è letto la cosa, domani avremo Brando che ci spiegherà un po' com'è andata, e invece si è convinto o ha preso tempo, ha detto aspetta, ho capito questa cosa è importante, forse è il caso che me la leggo bene. Quindi qui ci sono i nomi dei parlamentari che si possono contattare, qui troverete anche un modo per chiamarli tipo gratuitamente col computer. No, neanche col computer, col telefono. Cioè, non so che roba abbiano fatto, non è il mio mestiere, però praticamente alla fine vi risponde l'ufficio del parlamentare. E vi hanno anche preparato un testo e vi dicono: ciao, io sono un elettore, bla bla bla, voglio dire che la riforma del copyright fa schifo, eccetera, eccetera. Quindi qua abbiamo Forza Italia che, per, diciamo, se non riesce a fare 2 più 2, c'è qualcuno in Forza Italia che ha delle reti televisive che giustamente è. Però lì lo capisco, ragazzi. Articolo 13, capisco che uno abbia interesse che di gestire i suoi prodotti editoriali video. Poi abbiamo Tsipras, che qualcuno non ha votato, qualcuno ha votato a favore, e conservatori e riformisti. Come restare aggiornati? Venire al panel domani alle 11, mi raccomando. Save your internet, giuliareda.eu, Giuliareda, le cose trovate tradotte in italiano le ho tradotte io, anche se da un po' che non traduco, però tutta roba in inglese, super aggiornato, vi fate tutti tutto. Edri è la ONG cappello di tutte le ONG europee che si occupano di diritti digitali. Poi se mi volete seguire su Twitter, benissimo. Questo è Giulia Reda su Twitter, Senficon, e poi c'è Edri. Quindi domani, Brando, Eleonora, Matteo. Grazie, finito. Vi faccio vedere le bottiglie. Ragazzi, a me, cioè, l'ho ordinata io, quindi se non vi piace me ne porto a casa qualcuno in più. Per me spaccano gratis. 70 sono, meno la mia 69, meno Fabio 68, meno i relatori 65, meno Pietro che ce l'ha già prenotata 64. Lo staff, adesso vediamo. Beh, il reparto video senz'altro ha aiutato, quindi già scendiamo di altre due, quindi diciamo 60. E poi ci sono gli sticker che ho in macchina, dove trovate quindi tutti i link, e basta. Ciao e grazie di essere venuti così tanti.